Ladies and gentlemen, l'ultimo gruppo di neutrali. E oggi iniziamo con Shivar, visto che ce l'abbiamo anche in chat, la signorina che ci segue sempre ed è sempre qui a essere carina in chat assieme a Xanator. Allora, 6 mana, 6-3 per una carta dedicata a questa bellissima donna che a grido di battaglia infligge 6 danni suddivisi casualmente tra tutti gli altri servitori. Allora, io ho un pensiero strano su Shivar come neutrale perché sono molto combattuto. Tendo al inguardabile. C'è però un problema fondamentalmente con il fatto che escono tante carte utili e interessanti che sono quelle di... come cazzo si chiama il set impazzito di Dr. Boom? Vabbè, ci siamo capiti. Quello lì, il Mad Laboratory bla bla. Fondamentalmente si perdono, ad esempio, alcuni mech forti. Ad esempio, 5 mana 3-4 infligge 5 danni agli altri servitori che non siano mech. Ma in generale, spesso è 5 danni agli altri servitori e basta. E Boomsday, grazie, Boomsday Project. E fondamentalmente Shivar the Preteritrice mi sembra più o meno la stessa cosa. Tenderei chiaramente a buttarla via nel cesto, ma un minimo, forse in alcuni pezzi magari Highlander, forse in alcune classi estremamente limitate, in alcune situazioni estremamente limitate, forse in alcuni mazzi estremamente limitati, forse lì potrebbe effettivamente essere una delle migliori 30. Per il resto, semana 6-3 è un cesso a pedali, anche se dovessimo contare di giocarla scontata da altre carte, nel Demon Hunter può essere scontata in qualità di demone, poi con il peschino, eccetera, eccetera. Però, veramente, la base di partenza mi sembra troppo poco forte per Shivar the Predatrice, a cui presto daremo un voto. Forse Rogue? Avanguardia Trita Ossa, 7 mana, 4-10, taunt. Quando subisce danni ottiene più 2 di attacco. Minchia! Bella questa! Fortissima nel Warrior assieme a Warpath. Ah no, non c'è più Warpath. Allora è fortissima nel Warrior assieme... No, costa troppo, è un gran peccato. È fighissima perché comunque in questo meta hanno messo 3 minion da un mana che infliggono danno e poi fanno qualcosa di fighissimo. C'è 2-1 che dà più 1 di spell damage. C'è uno che dà rush e c'è uno che dà addirittura scudo divino. 7 mana 5, 6, anzi 9. 7 mana 6, 9 con scudo divino taunt. Ho visto di peggio, eh. Si è giocata persino la mucca per un po' di tempo. La mucca. 6 mana 4, 5 taunt, scudo divino. E tutto sommato non è terribile. Nel meta, per esempio, del Warrior c'è ancora... Non ricordo assolutamente i nomi, chiedo scusa, ma ci siamo capiti tanto. E vede, ha visto gioco fino alla settimana scorsa. Carta del Warrior, il drop a 1, che quando giochi un altro servitore gli infligge danno appena viene sul board. La 1-3. Che fa danno al board, scusate, quella specie di pyro dell'avventura. E ad esempio lì sarebbe sempre, anche in quel caso, una 7 mana 6-9. Inizia a essere guardabile come concetto. Il problema è chiaramente il 7 mana di partenza. Se si riuscisse a sopperire in qualche modo a questo problema gigante del dover partire da 7 mana, le iterazioni divertenti, e sottolineo divertenti perché di competitivo non ci vedo moltissimo, ma le iterazioni divertenti per combinare qualcosa ci sarebbero. Altrimenti la prendo come quella che sembra, cioè un benchmark, ovvero una carta di quelle di base che servono per testare una sorta di meccanica che farà appunto da benchmark e da test per delle carte in futuro, nelle prossime espansioni, che avranno una dicitura molto simile a questa, ma che non avranno un body così brutto di partenza e non avranno un costo così proibitivo di partenza. A volte succede questa cosa. Storicamente su Hearthstone ci sono state moltissime carte benchmark e questa potrebbe essere una di quelle. Per ora, purtroppo, nonostante queste possibili combo, zero. Più o meno un discorso quasi uguale per la razziatrice Calcarugine. 5 mana 1-8, provocazione e rush, con grido di battaglia ottiene più 4 di attacco per questo turno. Quindi nel turno in cui la giochiamo è letteralmente una 5-8 taunt per 5 mana. Ed è chiaro che 5-8 taunt per 5 mana è una bomba, è molto forte.
Il problema però è che poi nei turni successivi è una 1-8 e questa cosa secondo me non è assolutamente giustificabile neanche con il resto, neanche con il burst iniziale purtroppo. Di base la maggior parte delle volte sarebbe 5 mana 5 danni che secondo me il modo in cui si può analizzare questa carta è far finta che non sia un minion, essendo un minion con rush si può far finta che sia una spell solo per ragionarci sopra. Ed è un po' come se noi facessimo una specie di Firelands Portal per 5 mana, d'accordo? E immaginate che per 5 mana voi tirate 5 danni su un minion e poi dal vostro lato evocate una 1-3 taunt in media. Una 1-3, a volte una 1-2, a volte una 1-4. A me viene da dire che in media evocheremo una 1-3 taunt. Quindi noi facciamo 5 danni, però prendiamo 5 danni sulla razziatrice. 5 mana infligge 5 danni ed evoca una 1-3 taunt. Non è una carta ingiocabile. Ci sono delle classi che sicuramente potrebbero fare uso di questa cosa. Però il limite è che questa è rush, quindi effettivamente non è proprio come una spell, perché se ci fosse un taunt, se ci fosse un ostacolo precedente da superare, non potremmo farlo. Mentre invece con un'eventuale spell avremmo molta più libertà. Questo è il primo problema. Il secondo problema è che abbiamo già dei casi simili a questa razziatrice di carte che hanno tantissimo attacco quando scendono in campo e poi però ne perdono l'efficacia nel turno successivo e nei turni successivi. Ad esempio, carta che tra l'altro ruoterà adesso perché se non sbaglio è di Witchwood, c'è la 4 mana 2-5 Commander del Warrior, che praticamente è una 4 mana 2-5, però quando la giochi è una 5-5 con assalto. Dopodiché torna a essere una 2 di attacco. Quella carta lì, all'inizio, appena uscito Witchwood, ha visto gioco perché non c'era di meglio e quindi chiaramente ha visto un paio di mesetti di gioco. Ma immediatamente dopo si è subito perso l'utilizzo di questa carta appena sono uscite cose migliori, ad esempio per il Warrior la 4 mana 3-2 con Reborn, che è infinitamente più forte, chiaramente non c'è assolutamente paragone, non sono neanche vicine le due carte. E quindi Razziatrice invece secondo me già adesso ha già delle carte che probabilmente sono meglio della Razziatrice. Ci darà un po' di fastidio quando verrà fuori come Evolve, ma ricordiamo che è un grido di battaglia che le dà più 4 di attacco. Quindi come Evolve sarebbe una 1-8 con Rush. A volte può essere utile, ma escluse quelle situazioni lì non ci penso neanche su questa. Attacca brighe, trita ossa, stesso concetto di quelle precedenti, ma un po' diversa. Questa è una 2 mana, 2-3, molto più versatile, molto più flessibile da quel punto di vista, che ottiene più 2 di attacco ogni volta che subisce danni. Ci sono alcune classi, mi viene in mente Paladino, mi viene in mente soprattutto Priest forse, che potrebbero invece trovare nell'attacca brighe e trita ossa una buona sostituzione per la 2 mana 2-6, prende danno come Battlecry e rimane quindi una 2-3 taunt. Questa ha una partenza base che è decisamente più forte, power creep totale del povero Crocolisco che ormai sta lì nella sua pozzanghera a sguazzare. Ma escluso questo, ci vuole un mazzo che non gira attorno all'attacca brighe. Assolutamente, chiaramente è una carta in più, una carta da tempo, una carta in curva che può essere intrigante, ma semplicemente non può star così in un deck a fare un cazzo. Ci vuole qualcosina attorno. Non è senza speranze però, Può essere un ottimo filler. Per arrivare tra le prime 30 può essere davvero un ottimo filler, secondo me almeno in un paio di classi. Poco da dire perché bisognerà metterci le mani sopra. Anche lei gode tremendamente quando riesce a essere messa in combo con i droppini nuovi a un mana e probabilmente anche con qualche spell forte tipo la mano di Adal. Certo che analizzare le carte prendendo in considerazione la mano di Adal è un po' difficile, perché quella è una cazzo di magia talmente forte, quella del paladino, 2 mana +2/+2 pesca una carta, che quasi tutte le carte sembrano buone se sopra ci fai la mano di Adal. Quindi sta lì però, un ottimo filler. Non vorrei dormirci sopra, però. Orco arrogante, 3 mana 1-6, provocazione, ha +2 di attacco finché la sua salute è al massimo. Concetto intrigante questo, perché ricorda vagamente, lo sappiamo, è inutile, non è una roba geniale pensarci, ma ricorda vagamente il taunt di Angoro. 3 mana
3-5 quando è il turno dell'avversario e 1-5 quando è il nostro turno, fondamentalmente. Diciamo una sorta di Dark Reaper dei poveri, mettiamola così. Però ci sono delle classi che non hanno difficoltà a tenere su di vita l'orco arrogante. Il problema è che tecnicamente un giocatore in media, soprattutto sulle carte taunt, diciamo che le carte taunt hanno uno scopo, no? Che è quello di parare danni. Parare danni che però devono andare altrove. E di solito è difficile usare pezzi di cura per andare a curare dei taunt. Tecnicamente i taunt proteggono altro. E probabilmente quell'altro, il target delle nostre cure, difficilmente sarà il taunt. Nonostante questo però, sicuramente Priest può fare molto. Grazie specie alla nuova Renew, la nuova carta a un mana del Priest, che è veramente molto forte, ve l'ho detto anche in card review l'altro giorno quando parlavamo di Priest, che è un mana curo 3, faccio discover di una spell. Un mana curo 3, faccio discover di una spell sull'orco arrogante, ce lo vedrei molto bene. Purtroppo l'orco arrogante non è una carta versatile, è una carta di risposta, non di risposta nel senso che è una carta proattiva, ma è una carta di risposta al meta. Bisogna che ci sia un meta particolarmente aggressivo nei primi turni da imporre un orco arrogante che abbia almeno un 3 di attacco nel turno 3. La prima iterazione però dell'orco arrogante, come 3 mana 3-6 taunt, trada praticamente qualsiasi cosa. In un 1 contro 1, 3 mana 3-6 taunt, è difficile fare di meglio. Cioè, di base, Paladino ha una sub-quest per tirare fuori un taunt 3-6. E ci sono stati dei mazzi che hanno giocato la sub-quest del Paladino per tirare fuori un taunt 3-6 in determinati momenti del meta, dove faceva comodo, diciamo, chiudere la porta in faccia agli avversari nei primi turni. Non do per spacciato l'orco arrogante. Secondo me viene sopravvalutato il fatto che la gente effettivamente nell'arco di una partita sia disposta a tenere su di vita sto cazzo di orco. Secondo me viene giù come 3-6 e poi se resta come 1-4, pazienza, 1-3, pazienza. Ma non credo che ci si spenderanno sopra grandi cure, escluse quelle facili facili, per esempio nel Priest. Nonostante questo potrebbe vedere gioco tranquillamente come risposta al meta. Molto buona. Poco più di una filler. Parlando di carte poco più di filler, Abissale Supremo, 8 mana 12-12 demone che non può attaccare gli eroi. Qual è il limite di statistiche affinché una carta effettivamente, pur essendo, si dice, vanilla, no? Pur essendo vuota, non avendo Battlecry, Detrattle, eccetera, possa venir fuori per essere decente. E secondo me l'Abissale Supremo non è ancora abbastanza. Chiaramente ci si può fare un bel silence sopra, ma credo obiettivamente che si possa fare molto di meglio che una combo da due carte per fare una 12-12. Però non credo che basti, ma ci siamo quasi. 8 mana 12-12 non è abbastanza secondo me per poter vedere gioco, ma ci siamo veramente molto vicino. Forse 6 mana 12-12... e ci sono alcune classi che possono giocare questo Abissale Supremo a 6 mana, potrebbe essere abbastanza. Quindi anche questa è ovviamente bocciata, bocciatissima per adesso, però non siamo lontanissimi. 4 mana 7-7, scherza la mia chat dicendo 4 mana 7-7. Certo ragazzi, 4 mana 7-7 non era male, ma lì è molto diverso. 4 mana 7-7 è estremamente forte perché non esistono carte in curva che rispondano bene a una 4 mana 7-7, mentre invece a 8 mana di risposte per una 12-12 ce ne sono e come. Per cui il problema è proprio 8 mana. Ma 6 mana, per esempio, 12-12, non è un cazzo male, eh. Bisognerebbe pensarci su, sperando che questa non venga fuori tra i demoni evocati in maniera casuale dai vari effetti ormai presenti nel gioco, che come Battlecry, come Galakrond, come quell'altra leggendaria, eccetera, che evocano demoni casuali, eccetera. Se viene fuori come demone casuale una 12-12, anche se non può attaccare faccia, siamo molto contenti, secondo me. Laddove l'alternativa è un misero Flame Imp. Beh. Purtroppo il precedente di questa carta non è buono, perché in precedenza una carta che non poteva attaccare faccia era Urlo Gelido. Ha visto gioco in un paio di deck, un po' meme, un po' perché non c'era neanche molto di meglio. Il power level era una merda ai tempi. E Urlo Gelido era una merda, raga. Quindi... Nah.
Però ci siamo quasi, eh. La Blizzard sta spingendo ogni volta un pelino di più questa cosa delle statistiche base di partenza per dei pezzi interessanti, anche se non hanno degli effetti incredibili. E ci siamo quasi. Ci siamo quasi. Non è buona ancora questa, però. Sapete cosa è buona? Madonna, se è buona. Mercanziatore guardiano! Un mana, grido di battaglia, infligge un danno a un servitore, gli fornisce scudo divino, la Madonna. La carta! Di Dio! Il servitore neutrale più forte che si sia mai visto nella storia di questo videogioco. No, non è vero, ma ci andiamo molto vicino. È proprio una bomba, io sono convintissimo che questo droppino qua abbia talmente tanta flessibilità da meritarsi 5 stelle, il fottuto Totodillo, e vi dico subito che è in lizza, è difficile che ce la faccia, ma è in lizza per guadagnarsi il sigillo dello Sbra, che è un sigillo superiore a quello del Totodillo, che andrà assegnato a una sola carta in questo set. Ma vi dico subito che questa è una di quelle che ho preso in considerazione, fosse anche solo per 2 minuti, nel pensare, ma è questa la carta più figa del set? Perché chiaramente non posso dare il sigillo dello Sbra a Maiev Silksong, come cazzo si chiama. Dai, Maiev è una carta fighissima, tutti diranno che è la carta più forte del set, non posso essere così stronzo anch'io da dare il sigillo dello Sbra a Maiev. È molto forte, basta, inutile che lo dica anche io. Quindi sto puntando altrove. Mercanziatore guardiano mi piace da morire, lo vedo in 50 deck, mi piace tantissimo. Sarà che sono un fanboy dell'effetto scudo divino, mi è sempre piaciuto. Non riesco a essere obiettivo su questo mercanziatore guardiano. E scherzi a parte, credo che vedrà molto molto gioco. Ci escono fuori dei bei mazzi che vanno dal token allo zoo, spaziando anche per alcuni deck che invece hanno dei pezzi ciccioni che qualcuno vuole proteggere, che un giocatore vuole proteggere. Secondo me ha molto spazio il mercanziatore. Sarei sorpreso che non vedesse gioco, sarebbe una grossa delusione anche, perché vorrebbe dire che le carte a un mana possono vedere gioco, servitori intendo, solo se hanno degli effetti particolari incredibili, e il che vuol dire spesso recluderli a drop a 1 di classe, oppure a drop a 1 con un death rattle particolarmente utile. Questa invece, secondo me, molto intrigante, anche come game design. Spero che veda molto gioco, perché credo che farebbe bene al meta. Poi guarda che cazzo di artwork. Bellissimo mercanziatore. Tolgo le stelline, perché assolutamente la prossima di cui parliamo non se le merita. Colosso della discarica. 10 mana 7-7, provocazione rantolo di morte, evoca un colosso vil spezzato 7-7 con provocazione. Ovviamente lì non mi ha passato il token, ma non c'avevo nessuna voglia di mettere un token per un taunt 7-7, quindi non ve lo metto a schermo, sappiate che c'è, e lì è uguale, è identico. Non so bene cosa pensare, perché chiaramente 10 mana 7-7 che evoca 7-7 non è giocabile. Purtroppo, tra l'altro di poco, perché comunque sarebbe 10 mana 14-14 che è a malapena lì. Ed è fastidioso comunque dover togliere due taunt così grossi consecutivamente. Non è una cosa che possono fare tutte le classi o tutti i deck schioccando le dita. Però è anche vero dall'altro lato che non tutte le classi e pochissimi deck possono permettersi di fare 10 mana a passo. Quindi a 10 mana non esiste. Il trucco di questa carta è chiaramente nel rantolo di morte. E quindi bisogna girare attorno a questo rantolo di morte. Bisogna pensare magari a dei mazzi dove questa non è il target, ad esempio di Geppetto Belgioioso, ma potrebbe essere intrigante da Geppetto Belgioioso. Bisogna pensare a dei mazzi dove si può effettuare il trigger di questo rantolo di morte senza dover spendere questi 10 mana. E secondo me può invece vedere gioco, perché credo che sarà uno dei primi esperimenti che si faranno nel Warlock. Grazie a Plot Twist. Plot Twist, in carta del vecchio set chiaramente, ma che in questo set guadagna moltissime carte con le quali interagisce in una maniera fighissima, tipo la nuova leggendaria del Warlock, quella che se l'hai pescata in questo turno fa board clear, eccetera eccetera. Betrug è sempre lì, e ad esempio fare Betrug Plot Twist evocando il colosso vorrebbe dire che voi fate il vostro trade in tutta sicurezza con una bella 7-7, e poi vi rimane una 7-7 effettivamente su board, che non è assolutamente male. Per fortuna,
ruota la 9 mana del Priest, che evoca una copia 1-1 di ciascuno dei servitori nel deck, e quindi nel Priest questa cosa non si può fare più, perché altrimenti anche lì ci sarebbe stato abbastanza da ridere. Onestamente non ne ho idea. Bisogna giocare sull'effetto Detrattol. Non riesco in questo momento a vederla. Secondo me ci sono dei Detrattol molto più fighi in ogni caso. Però, sapete, non è a zero. Ci sono alcune classi, Warlock, Rogue, che qualcosina potrebbero farci. Carta che non so valutare. Vogliamo parlarne? Mi dite voi, chat? Posso chiedere l'aiuto dal pubblico? È l'unica carta di cui chiedo l'aiuto del pubblico su tutte 135. Chiedo l'aiuto da casa. La carta di cui parlo è 4 mana 3-3 Robot. Alla fine del tuo turno trasforma un servitore adiacente in una copia di questo servitore Replica Bot. Chiedo l'aiuto da casa. Chat, che cazzo facciamo? Cos'è sta roba? È buona? È Dio? O è una merda? Non riesco a capire se sta carta è una bomba atomica fortissima o se mi fa cagare a spruzzo. Non riesco a capire. Vi giuro, ho dei deck in testa dove dico, mica, ma è la carta più forte del gioco? E ho tutti gli altri deck dove penso, che è sta roba? Ma mi fa danno? Preferirei avere un altro minion. Bleh, brutta, solo wild. Meh, 5 stelle. Fortissima, una delle più forti del set. In standard schifo, in wild temo che sia rotta. Molti magnetismi spariranno, ma rimangono alcuni buff. Considera che le copie mantengono i magnetize. Paladino ne abusa, Priest ne abusa. In wild è bella, troppo random. Un aggro non gioca a 4 mana 3-3. Dipende. Se trasforma i tuoi lacchè e fa più 2 ai tuoi lacchè tutte le volte, tutti i turni, secondo me sì. Rotta, rotta di Dio. 5 stelle, fortissima. Vedi, allora non sono così stronzo. Anche voi siete nella stessa barca. Non riesco, ma veramente io non riesco a cazzo capire sta roba. Cioè, secondo me è una roba proprio che ci vuole il deck giusto e mi sa che la stiamo tutti sottovalutando fortissimo. Cioè, secondo me la stiamo sottovalutando, ma proprio in maniera vergognosa. Non riesco, però io sono tra quelli che la sottovaluta. Cioè, che io oggi sono sicuro che sta carta faccia cagare. Se dovessi avere una pistola qua e uno mi dicesse, dimmi se questa carta è buona o fa schifo. Fa schifo! Sei sicuro? Fa schifo! Ma magari tra un mese invece prendo delle sberle così nei denti da questa carta in ladder. Non lo so. Questo è il mio giudizio su questa carta. Che recensione utile. Veramente. Devo essere onesto, non è che posso raccontarvi per forza delle minchiate. Non ne ho idea. Ci vuole troppa fantasia a livello di deck building. Potenzialmente è una figata. Magteridon! 4 mana 12-12, dormiente, grido di battaglia, evoca 3 custodi 1-3 sotto il controllo dell'avversario. Quando muoiono, distrugge tutti i servitori, si risveglia. Va bene. La mercanziatrice esplosiva! 1 mana 2-1, grido di battaglia, infligge un danno a un servitore e gli fornisce assalto. Come per gli altri mercanziatori, anche sto cricchio qua non è male. Nel mazzo giusto è quello dei tre che mi piace di meno. Sarei molto sorpreso se questa vedesse gioco, perché ci sono delle volte dove abbiamo un'esperienza precedente, cioè quella che il lacchè che fornisce più uno di attacco e rush, a volte è uno dei lacchè peggiori. Quindi, però nei mazzi Detrattol. Però c'è un grosso però nei mazzi Detrattol.